La zona destra del terreno di gioco, parte un altro traversone, Smalling di testa! The Tower of London, Chris Smalling, la Roma in vantaggio, esattamente al sesto minuto, nel corso del primo tempo, cambia il parziale allo Stadio Olimpico di Roma, la Roma in vantaggio per 1-0, ha segnato Chris Smalling. Il cross perfetto dalla destra e il colpo di testa di Smalling che non ha lasciato scampo al portiere, pallone nell'angolino alla sinistra di Falcone per Smalling, è già il terzo gol in questo campionato in 9 presenze, sicuramente un attaccante aggiunto ormai per José Mourinho dopo il gol decisivo a San Siro, adesso Smalling blocca il risultato in questa sfida contro il Lecce. Tra l'altro un colpo di testa di grandissima precisione, ha staccato le spalle dell'avversario senza nemmeno appoggiarsi su di lui, ha guardato il secondo palo e lì è andato a posizionare il pallone dove Falcone non sarebbe mai potuto arrivare. Intanto la Roma quindi dopo soli 6 minuti di gioco in vantaggio per 1-0, Smalling ancora lui di testa ad allontanare il pallone, a concedere la rimessa laterale agli avversari, un Lecce che si è catapultato immediatamente davanti nel tentativo di creare qualche grattacapo alla retroguardia giallorossa e non ancora messa alla prova dagli attaccanti del Lecce. Siamo al settimo minuto nel corso con il Lecce che va attraverso l'immezzo, rasoterra, provano a girarsi gli uomini di Baroni, gran mischia in aria, il tiro in rete, il pareggio del Lecce esattamente al minuto 39 nel corso del primo tempo, cambia il parziale allo Stadio Olimpico di Roma, ha pareggiato Strefezza se non andiamo errati, lui in mischia a catapultare il pallone alle spalle di Rui Patrizio dopo l'indecisione cosmica dei difensori giallorossi. Eh sì, da calcio piazzato, da calcio d'angolo è arrivato il gol del Lecce, non poteva essere altrimenti, la squadra salentina in 10 è sicuramente un episodio in questo senso decisivo per il momentaneo pareggio del Lecce con Strefezza, terzo gol consecutivo, il quarto in questo campionato per uno dei protagonisti della promozione dello scorso anno del Lecce, uno dei reduci dalla squadra dello scorso anno. C'è stato un corner battuto corto, il cross che è arrivato in mezzo con Strefezza stesso che ha provato a girarsi, poi un'indecisione tra Vigna e un suo compagno di squadra che ha consentito allo stesso Strefezza di andare a colpire il pallone dalla corta distanza, a depositarlo imparabilmente alle spalle dell'incolpevole. Questa volta Rui Patrizio ha pareggiato il Lecce, una sola azione, anzi forse due, da parte della squadra ospite, ma grande convinzione, grande continuità, grande orgoglio da parte della formazione allenata da Marco Baroni, che ha raggiunto il gol del pareggio per la Roma. È tutto da rifare, adesso sarà molto complicato perché immaginiamo un Lecce asserragliato a ridosso della sua area di rigore. Eh sì, c'è un vecchio adagio che dice che non sempre giocare in superiorità numerica è un vantaggio, staremo a vedere, c'è naturalmente più di un tempo per la Roma in tal senso, però il Lecce... È stato confermato il calcio di rigore fuori della Roma, c'è Paolo Dybala sul dischetto, Paolo Dybala quindi sul dischetto, andrà con il sinistro a cercare la trasformazione e con Falcone che va a sistemarsi al centro dei porti i pali. Siamo al terzo minuto nel corso del secondo tempo allo Stadio Olimpico di Roma, Roma e Lecce sono sulle parziali di 1-1, la Roma è in vantaggio di un uomo per l'espulsione al minuto 22 della prima frazione di gioco di Ullmann, rosso diretto, anche questo diciamo così ottenuto, anzi assegnato, deciso dal VAR, dal direttore di gara che è andato su richiesta del VAR evidentemente a guardare le immagini sulla video a propria disposizione a bordo campo. Sinceramente una decisione eccessiva, questa ci è parsa in assoluto. Ora Dybala contro Falcone con l'arbitro che ha il suo da fare a mantenere la distanza fuori dal rigore di tutti i calciatori prima che lo stesso Dybala impatti con il suo sinistro sulla sfera. Parte il tiro, rete, ha raddoppiato la Roma, l'ombre mascherato, Paolo Dybala, ancora lui al terzo minuto, porta di nuovo in vantaggio la formazione giallorossa. Roma 2 Lecce 1, ha segnato Paolo Dybala e noi torniamo a Bologna per il basket Bologna-Trieste. Poteva sicuramente far meglio in questa circostanza. Intanto il Lecce attacca dalla corsia di sinistra, c'è un'opportunità per la formazione salentina con Di Francesco, Pellegrini che interviene, respinge il suo tentativo, la Roma è stremata in campo, siamo al 49esimo, sta per iniziare l'ultimo recupero, minuto di recupero di questa partita. Pellegrini però ruba palla e dà modo a Shomurodov di ripartire, c'è Abraham che si libera a sinistra, Shomurodov la palla sul destro, parte il tiro, la respinta a porta vuota, Abraham riesce a masticare il pallone e non a spedirlo ormai nella porta spalancata senza il portiere.
con José Mourinho che è imbestialito con il suo centravanti adesso. E poi ha recuperato Baschirotto, adesso Lecce può ripartire dalla propria metà campo e provare quest'ultimo assalto. Mancano 50 secondi, 45 al fischio finale. Sinceramente irritante l'atteggiamento degli attaccanti della Roma, fatta eccezione per Dybala. Hanno avuto a disposizione la possibilità di andare in gol in questo secondo tempo, almeno in un paio di occasioni in maniera netta, ma l'hanno sprecata questa occasione lasciando così lo spazio a Lecce. La Roma che allontana il pallone dalla propria tre quarti campo, lo gestisce con Spinazzola, lo cede a Pellegrini, lato corto dei 16 metri del Lecce, dal fronte offensivo sinistro della Roma, che col suo capitano guadagna anche una rimessa laterale. Sta per scadere l'ultimo minuto di recupero, Roma che con le ultime forze e anche grazie al capitan Pellegrini, che è andato ad intervenire in take in maniera vincente sugli avversari, è riuscito a portare il pallone fuori dalla propria tre quarti campo, a tenerlo quasi all'altezza della bandierina del corner. È finita, la Roma ha battuto il Lecce per 2-1 in questo penultimo posticipo della nona giornata del campionato di calcio di Serie A. L'ha fatto con una fatica indicibile, pagando un prezzo crediamo abbastanza alto per condurre in